Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Non so se mi vedete, anzi ora sì, penso. Allora stiamo andando a Ikea nuovamente, guardate che carino. È quel vestito che voi vedrete sicuramente in un haul. E niente, mi siamo fermati a far benzina e adesso andiamo a Ikea, Happy Casa, a Lidl. Quindi vediamo se vi faccio tutto in questo vlog, quindi vi faccio vedere le cose che ho acquistato e le cose della spesa, o magari vi faccio qui vedere la roba della spesa e poi un haul di Ikea e Happy Casa, visto che l'altra volta vi è piaciuto un sacco. Primo round fatto, roba dietro, e abbiamo comprato un sacco di cosine per il giardino. Happy da Happy Casa ovviamente. E niente, ora stiamo andando direzione Ikea per prendere altre cosine e lui è super felice di fare shopping. Vabbè, però guarda che è più lui a dirmi prendi che io, vero amore? Testimonia. Certo. Ecco, perché io ho detto ma aspettiamo a prendere, no vabbè tanto ora siamo venuti una volta, sennò poi dopo chissà quanto tempo passa per ritornarci. Bravo amorino mio, perché sa che poi non ci riverremo fino alla prossima estate praticamente, se non quest'inverno, ma roba per il giardino non la prenderemo sicuramente. Quindi niente ragazzi, ora direzione Ikea e poi dopo torniamo a casa, penso. Spesa. Ah, poi spesa a Lidl e poi torniamo a casa. Comunque ragazzi, si vede che io mi ero piesuata bene in montagna, ma cioè qua la gente si sta appiccicata. Cioè si stava scendendo le scale mobili, tipo Alessio era un attimo più avanti, cioè uno si è attaccato praticamente a lui, ma proprio attaccato tipo così, distanza. Infatti ho aspettato un po' per la distanza di sicurezza, cioè e c'erano gli omini che ripetevano mantenere la distanza di sicurezza, ma si è attaccato, cioè io boh. Cioè, ma se tu non ci credi al coronavirus, a tutte queste cose, ok non mi importa, però tutela l'altra persona. Ma anche perché potrei essere io la portatrice, cioè non lo sono, però potrei essere io, te che ne sai, e mi stai attaccando, cioè io. Ragazzi, anche che ha fatto, abbiamo trovato due o tre cosine, ma comunque vi farò vedere nell'haul. E niente, poi dopo ora andiamo a... dov'è che devi andare? Da Ronix? Da Express. Da Express, a comprare una cosa e andiamo a fare la pappa e poi fare la spesa. E niente, un caldo, sto qui bene in montagna, c'era quel frescolino, quantità, un caldo atroce. E niente, c'era un fottio di gente che a meno male dovrebbero essere tutti in ferie, e però se tutti hanno fatto il nostro ragionamento di dire tanto sono tutti in ferie, erano tutti lì. E Oroni? Allora, da Chiavi abbiamo preso questi body e anche questo. Allora, crispy chicken, cheeseburger, patatine e Pepsi. Ragazzi, moltissimi su Instagram mi avete chiesto il vestito, di farvelo vedere. Quindi vi metto qui una foto del vestito completo con scarpe e borsa che avevo oggi. E niente, è un vestito super leggero, l'ho pagato pochissimo, tipo mi sembra 3,99 euro su Shein. È super leggero e super carino, secondo me fa anche una bella figura. E quindi niente, vi lascio comunque la foto per intero, il vestitino con... Allora ragazzi, abbiamo anche pappato e ora Lidl, andiamo. Abbiamo preso il bigliettino. Spesa fatta, abbiamo svuotato il supermercato e adesso di corsa a casa che abbiamo la roba congelata e ci abbiamo da fare mezz'ora di viaggio.
Allora ragazzi, Bubu si è svegliato, ha fatto merenda, siamo tornati a casa ovviamente, Bubu si è svegliato, ha fatto merenda e adesso vogliamo montare i quadretti che abbiamo comprato oggi a IKEA. E se non avete visto cosa ho comprato, vi lascio qua sotto, anzi qua sopra, qua su, praticamente l'haul. Delle cose che ho comprato e se non è ancora uscito, non ve lo lascio semplicemente. E Bobby, ciao! Che oggi non li hai ancora visti? Ciao, Tati! E niente, ragazzi. Quindi ora vi faccio vedere. O vi faccio il video mentre lo stiamo montando, o se Bobo non mi molla, magari ve lo faccio vedere già montato.